Robinson with a left foot pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Yeah! Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui tornati alla nostra carriera con il Fulham. Siamo qui penso con il penultimo episodio di questa prima stagione, perché oggi ci giocheremo queste quattro partite: Derby, Norwich che giocheremo, Leeds che giocheremo e Sheffield Wednesday, che è quella più in basso in classifica tra le quattro, che simuleremo. E poi nel prossimo episodio ci giocheremo queste ultime 5 partite, sperando di poterne simulare almeno un paio se abbiamo un margine abbastanza ampio in classifica. Al momento non è così ampio, abbiamo 2 punti di vantaggio con una partita da giocare, questa contro il Derby, quindi se vinciamo andiamo a più 5. È importante vincere, vi ricordo che dobbiamo far giocare i nostri giovani, anche se Robinson ha già giocato 11 partite, quindi con lui siamo a posto. Ci mancano 7 partite con Pederson su 9, quindi praticamente sempre. Per formazione ho deciso di mettere quella titolare, con Rim che entra al posto di Kalash, che è impegnato con le nazionali, e poi tutti gli altri, i nostri titolarissimi in campo. Ovviamente in panchina, come vedete, abbiamo Pederson e Robinson. Pederson sicuramente lo farà entrare, Robinson forse no. Attenzione, subito al derby pericoloso, qui nessuno che chiude, va chiusa sta palla, ancora al derby, entra in area, no, non è rigore, io non ho premuto niente, qui penso Rim causa il calcio di rigore, sì, proprio lui, tra l'altro mi aveva anche chiesto di giocare, ma se causa rigori, meglio di no. Qui secondo me non c'era falla, assolutamente, adesso serve il miracolo di Drommel, dai Drommel, io credo in te. Vidra contro Drommel, alla meglio Vidra, spiazza completamente Drommel e c'è l'1-0 del derby, male. Comunque calcio d'angolo in mezzo De Jong per Kebano, la palla arriva fuori per Kluivert rientra bene, il tiro fuori. Finisce qua il primo tempo, l'1-0 per il derby, mi sta un po' stretto, io voglio fare un cambio già. Perché voglio. Io non mi ero nemmeno accorto che ci fosse Ayte in attacco, devo essere sincero, pensavo ci fosse Fonte. E voglio provare Mollo come punta. Proviamo Mollo, che non abbiamo utilizzato tantissimo in questa stagione, però dobbiamo utilizzarlo perché comunque il giocatore è molto forte. Lo voglio provare come punta. Vediamo come si comporta. Buono qui filtrante per Kluivert. Kluivert col tiro! Il nostro Kluivert, il nostro olandese! Fa l'1-1 al 61esimo. Siamo di nuovo in partita, dai così. C'è il nostro cambio, mettiamo il nostro Pederson per Kebano, che è anche abbastanza stanco. Per il momento cambierei solo lui, anzi metto anche Gomes. Non metto Robinson in questa partita perché voglio vincerla e voglio provare Gomes trequartista e Davis che si abbassa al centrocampista centrale. Cara il compagno ancora Pederson per Mollo, Mollo dietro per Carney. Carney può liberare il mancino! La traversa di Carney, ma che botta che ha tirato! Veramente da fermo, da posizione difficilissima. Cosa aveva trovato? Buono, ancora Mollo. Mollo vede l'inserimento di Gomes, che è appena entrato Gomes! Però qui la paratona del portiere avversario. Carson fa una super parata. Ah, ci complica la vita. Dai Carney, non ci arriva di testa. Ancora Pederson. La gioca per Tuanzebe. Tuanzebe per Rim. Rim aspetta qualcuno, aspetta troppo, Tuanzebe cerca di recuperare palla, lo fa benissimo, c'è ancora tempo per l'ultima occasione, dai apri tutto per Pederson. Pederson comunque in questi ultimi minuti si è fatto vivo, il filtrante che non riesce, allora l'ultima occasione forse per il derby, dobbiamo recuperare palla adesso per non rischiare, forse fischierà adesso l'arbitro, ebbene sì, 1-1, altro pareggio che non so come ci porta in classifica. Guardiamo un pochino Wolves e Aston Villa cosa fanno, perché avevamo poco vantaggio. Certo, questa è una partita da recuperare, quindi in teoria siamo con 3 punti di vantaggio sull'Aston Villa, ebbene sì, scendiamo a 84 di valutazione, andiamo a fare gli allenamenti, rimaniamo comunque in prima posizione, però rischiamo adesso. Ok, seconda partita di oggi contro il Norwich fuori casa, ritroviamo Fonte, ritroviamo Kalash, ritroviamo la nostra formazione titolare, anzi io farei un cambio, un semplice cambio di terzino, Fredericks al suo posto metto Odoi, tanto più o meno si equivalgono i due giocatori, e andiamo a cercare
la vittoria. È importante adesso perché non possiamo perdere troppi punti, perché non ne abbiamo molti di vantaggio. Buono qui, Ponte, bello per Carni, il tiro di Carni! Che botta, palo gol del nostro capitano. Carni trova l'1-0 dopo 8 minuti, gran gol qui, veramente ottimo inserimento. Il passaggio di Ponte che come sempre è fondamentale a livello di sponda, e poi Carni trova un gol eccezionale. Finisce qua il primo tempo sull'1-0, siamo in vantaggio, un vantaggio risicato ma per il momento va bene, stiamo giocando molto bene rispetto alla scorsa partita, molto meglio questo Fulham, quindi va bene. Perfetto, ottimo, vai Kluivert, Kluivert per Ponte, 1-1-2, ancora Kluivert, rientra con la sua solita spin, e qui c'è il rigore, grandissimo Kluivert, grandissimo, veramente ottimo il suo lavoro, sempre, in ogni partita. E Rui Fonte adesso deve convertire bene questo rigore. Fonte con la botta! 2-0 al 51esimo, doppio vantaggio per il nostro Fulham. McDonald, va lui, per McDonald. Bello qui il passaggio per Kluivert. Prova a rientrare ancora lui, ancora Kluivert. Come se n'era andato di nuovo, ancora il fallo. Sarà la punizione, attenzione, la posizione è molto interessante. Vediamo se abbiamo qualche tiratore meglio di Ponte, anche se non credo, forse Carney, sì, un po' meglio. Proviamo col mancino di Carney, e se troviamo l'angolo alto a destra, un pochissimo al lato. Grazie Segnon, vai te, bravo Segnon, vede Chebano può andare, Chebano, dai Chebano, prova il cross sul secondo palo, e buona la palla per Kluivert di prima. Che gol, ragazzi. Che gol che abbiamo segnato qua. Che mano, ottimo il cross, ma che Kluivert di prima intenzione, cosa ha fatto? Guardate qui come si è inserito bene alle spalle del difensore, e poi trova anche l'angolino sul secondo palo. Vabbè, eccezionale questo Kluivert. Io vi ricordo che dobbiamo fare i nostri cambi. Che mano lo vedo ancora in palla, però proviamo a metterlo a destra e a levare Kluivert e farlo riposare, perché comunque ci sta a mettere Peterson alla sinistra. E poi io metto anche Robinson, perché comunque so che ha giocato, dovrebbe aver già giocato 11 partite, però per sicurezza mettiamolo in campo. Ora Fonte, aspetta Peterson, lo serve, rientra la grande, Peterson col tiro, no Davis, perché ti sei messo nel mezzo, poteva essere il primo gol del nostro ragazzino. Eccoci, il 3-1 del Norwich. Così a Ciel Sereno al tempo scaduto, qui trova un cross incredibile il loro esterno, e poi l'attaccante lì deve solo appoggiare in mezzo, anzi è Ulan, centrocampista. Adesso probabilmente fischierà anche la fine della partita l'arbitro. Comunque vabbè, 3-1 ci sta, vittoria più che meritata per noi, 3 punti che ci fanno comodo per la classifica, perché stavamo perdendo qualcosina con gli ultimi 2 pareggi. Vediamo poi noi se adesso recuperiamo, vediamo cosa hanno fatto i nostri avversari. Aston Villa va a vincere 2-1 fuori casa. Wolves che deve ancora giocare contro il Middlesbrough, quindi attenzione, perché non è facile ancora, la corsa non è finita. Wolves che rimane lì a 3 punti da noi, Aston Villa 5 già più lontana, 7 partite alla fine, continuiamo così. Facciamo anche un altro po' di allenamenti prima della prossima partita, guardiamo se sale qualcuno, no, però Kluivert prende una buona B, gli altri niente di che, però continueranno a salire. Scendiamo 84, non capisco perché, non è che sia successo qualcosa. E arriviamo alla partita contro il Leeds, che è l'ultima che giocheremo oggi. Poi ci sarà la partita contro lo Sheffield che simuleremo. Per il momento penso di giocare magari con la formazione titolare, adesso guardiamo un pochino. Ok, scendiamo in campo così con Molla, Ite, Camara, Gomes, De Jong, Cissé, Soares, Rim, Kalash, Fredericks, Drommel. Praticamente una formazione B contro il Leeds, per avere comunque una buona formazione contro lo Sheffield che affiderò al computer. Noi ci proviamo con questa, poi nel secondo tempo ovviamente metteremo il nostro Peterson, come sempre ormai l'avete capito. Proviamo a fare il risultato, ragazzi. Buono qui subito Ite, va lui, cerca sul secondo palo, il colpo di testa di Mollo. No, non puoi sbagliare così, Johan, non puoi, eri solo. Ite di tacco, la palla rimane lì. L'ultima occasione in questo primo tempo, Rafa Soares prova il tiro da distanza siderale, cerca il gol del secolo, non riesce. E quindi probabilmente questo primo tempo finirà sullo 0-0.
con il Fulham che non mi sta piacendo tantissimo questa formazione B, diciamo, e io ho bisogno assoluto di Fonte in attacco, perché Aite non sta facendo veramente niente di che. Metto per il momento Aite sulla fascia e tolgo Mollo, metto a suo posto Fonte, ne ho bisogno, poi metterò anche Pederson. No! Eccolo il gol del Leeds, 1-0, la prima azione che hanno fatto, trovano la rete. Buono, più pittante per Sissé, c'è Camara, il tiro! Mamma mia, però mai un po' di fortuna, mai, un pizzico. Scambia con Sissé, la palla è lì, ancora punto morto però. Vai Fonte in mezzo, ancora buono qui, Sissé, il tiro! No, sembrava dentro. No, il tiro a giro, oddio, la traversa, vicino al 2-0, il Leeds con il secondo tiro della partita, ve lo giuro. Sono al 75esimo e io lo metto Pederson, perché comunque qualcosa di buono ha fatto vedere, può cambiare la partita, perché no? Possiamo fare ancora un cambio, metto carne, ho bisogno pure di lui, al posto di De Jong. Dai ragazzi, l'ultima azione, dai Fonte, buono qui il filtrante per Camara. Camara, a spazio Camara, il tiro di Camara. Vabbè, però se sbaglia anche questo, Camara, dai, all'inizio del campionato eri il nostro salvatore. Adesso ci potevi salvare per un punto che poteva essere fondamentale. Mi sbagli questo gol davanti al portiere, incredibile. Veramente, qui sono punti persi, assolutamente. Guardate, un tiro hanno fatto in porta, un gol, anche una traversa. Non hanno veramente giocato e poi quando sono andati avanti pericolosissimi hanno fatto il loro. Noi purtroppo non abbiamo fatto il nostro in attacco, quindi questo è un problema. Siamo a pari merito adesso con i Wolves, siamo a pari merito, 4 punti sull'Aston Villa che continua a essere abbastanza lontano. L'ultima partita, come vi ho detto, la simuleremo, anche se è importante, ma non mi interessa, anzi devo fare prima gli allenamenti e poi simulare la partita, e speriamo che il computer faccia il suo sporco lavoro. È importante adesso vincere perché è fondamentale, assolutamente. Conferenza stampa non ci interessa. Andiamo a simulare questa partita fuori casa contro lo Sheffield Wednesday. Sarà difficile, noi ci proviamo. Dai ragazzi, con Drommel, Odoi, Kalash, Tuanzebe, Sessegnon, Carney, McDonald, Davis, Kluivert, Fonte e Pederson. Trio d'attacco, attenzione. Inizia la partita, Rich subito, 1-0 dello Sheffield. Ragazzi, però ogni volta che simulo, perché dobbiamo perdere? Oh, bravo Fonte, sul rigore capitalizza e troviamo l'1-1. Sbaglia un rigore Bannan e quindi adesso dobbiamo segnare noi. Dobbiamo segnare il gol sbagliato, gol subito. È così che funziona, ragazzi. Gol sbagliato, gol subito. E invece no, gol sbagliato, gol segnato, perché Hooper fa il 2-1. Io non so cosa fare, veramente. Ogni volta che simulo o perdo o pareggio, io non ci posso fare niente. Però, d'altronde, una simulata la devo fare ogni tanto. Niente da fare. Torniamo secondi, con appena un punto di vantaggio sull'Aston Villa e 3 punti di distacco dai Wolves. Quindi il prossimo episodio sarà fondamentale, perché giocheremo tutte e 5 le partite e cercheremo di recuperare gli Wolves e arrivare primi. Comunque anche la seconda posizione va benissimo, intanto già lo sale a 70, che era quello che volevo per renderlo un po' inutilizzabile per la prossima stagione. Kluivert si avvicina tantissimo al 78, il nostro giovane olandese. Avanziamo fino alla partita, ma che non giocheremo, come vi ho detto la giocheremo nel prossimo episodio, dove oltre al Reading incontreremo il Brentford, il Millwall, il Sunderland e il Birmingham. Non ci sono partite match clou, a parte il Sunderland penso che sia abbastanza messo bene in classifica, adesso guardiamo un pochino. In realtà nemmeno troppo, è decimo il Sunderland, poi abbiamo il Brentford che è tredicesimo, il Reading che è undicesimo, insomma non partite troppo difficili. Abbiamo anche il Millwall che è l'ultima in classifica, che è quella che simulerò, anzi penso di simulare le ultime due, spero, Millwall e Birmingham, mentre le altre proverò a giocarle. Io vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto, e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. Forza Fula, dai che ce la possiamo fare. Goes for goal. Yes. 1-0. Hanson with the left foot pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Yeah!